Ciao Gianluca Atlante di Radino Oggi. Intanto com'è la condizione, la tua condizione fisica? Ma secondo me manca ancora un po', non sono ancora al top, però queste amichevoli mi possono servire per migliorare. Sono qui da neanche una settimana, quindi tutto positivo per adesso. Senti, ho visto che tra le linee puoi fare la differenza, insomma la posizione in campo tra le linee, anche l'intesa con gli altri davanti comincia a funzionare bene. Ma sicuramente quello è il ruolo che mi piace di più giocare, con i compagni mi sto trovando bene, sicuramente partita dopo partita sarà sempre meglio. Che idea ti sei fatta di questa squadra? Perché il primo tempo di oggi è stato estremamente brillante. Ma è una squadra giovane, che ha le sue idee, che vuole metterle in campo e secondo me con la testa giusta possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Campionato come lo vedi? Girone? Ah, sicuro è un girone tosto, difficile, che conterà molto la mentalità e la voglia di far bene, e chi avrà più voglia potrà stare nelle posizioni alte. Ecco, un giocatore come te con la tua esperienza può chiaramente incidere dal punto di vista mentale anche sui giovani, insomma. Ah, sicuramente dovrei essere da esempio per i giovani, per voglia, per mentalità. E i giovani da parte loro devono avere qualcosa in più, perché comunque magari si vogliono mettere in mostra e devono dimostrare che vogliono andare ancora meglio. È la prima volta che ti capita di giocare amichevole alle 10 mattina? Penso di sì. Inusuale, insomma. Sì, era un test particolare anche per la testa, perché era difficile magari essere tutti quanti sul pezzo, ma abbiamo fatto una buona partita. Ecco, una curiosità, che cosa cambia nell'alimentazione di un giocatore giocare un'amichevole, anche se un'amichevole comunque alle 10 di mattina? Cambia qualcosa come orario di andare a letto la sera prima, la mattina svegliarsi? No, fai tutto come se fosse un allenamento e fai la colazione e poi ti presenti per la partita. Grazie.